Giocando a nascondino. Ah, profumano come le belle signore di prima mattina. Fermi! Nonno, falli smettere. Penso che tu stia parlando dei tuoi fratellini terribili, giusto, Meg? Ciao, nonnino. Ciao, ciao, nonnino. Volevamo mostrare a Meg un amichetto. L'abbiamo chiamato Bugsy. Ah, carino. Proprio un bel cucciolotto. Ma scusa, nonno. Gli insetti sono meno cattivi di quello che puoi pensare. Ce ne sono tantissimi di molto utili, persino qui, nel mio giardino. E dove sono? Anche il mio caro vecchio amico Ferdi un tempo era un insetto. Come? Cosa? Sul serio, lo zio Ferdi era un insetto? È vero, non ve ne ho mai parlato. Oltretutto era un signor insetto. Che genere di insetto? Era grosso e viscido. Ma com'era possibile? Beh, forse è meglio che vi racconti la storia, dopo che avrò tolto le erbacce, naturalmente. E se non sarò troppo stanco per farlo. Ci pensiamo noi, nonno. Prendi, tu cura Bugsy. Nonno, siediti e comincia. Ah, bene. Non potrei desiderare dei nipotini più gentili, vero? Ascoltatemi attentamente. Se non ricordo male, è iniziato tutto durante una mattina calda d'estate. Stavo sbrigando le faccende in fattoria, ma avevo fretta di finire per raggiungere gli amici. Tutto a un tratto venni attaccato. Ah! Ah, aiuto! Allarmi insetti! Andate via! Sciò, sciò! Lasciatemi in pace! Ah! 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 Oh. Via, via! Andatevene, bestiacce! Ah! Attento, quelle sono fate, figliolo. Come fate? Sono insetti cattivi, papà. Forse sono insetti, ma potrebbero anche essere fate in incognito. Le fate a volte fanno certe cose. Ah, un essere così brutto non può essere una fata. Bada come parli, se le insulti non danno a vedere che se la prendono, ma potrebbero vendicarsi trasformando anche te in un insetto. Le fate hanno i loro misteri, figliolo. Ma dai, mi stai solamente prendendo in giro. È vero? Ah, adesso puoi andare a giocare con i tuoi amici, Pigli. Le galline hanno mangiato abbastanza. Grazie, papà. Ciao, mamma. Vorrei tanto sapere perché racconti a nostro figlio tutte queste storie assurde. Non preoccuparti, nemmeno Pigli crederebbe a queste favolette. Per la miseria, questa la devo raccontare a Ferdi. Statemi a sentire, gregge. Oggi non andremo in giro a zonzo per i pascoli senza meta. Oggi invece si passeggia con uno scopo ben preciso. Oggi vi insegnerò tutto quello che c'è da sapere sul posto che chiamiamo casa. Questa è una grande città, col suo brulicare di vite. Qui ci si dimena davanti e anche di dietro. Riuscite a sentire? Riuscite a sentire? Non percepite le vibrazioni? Farò finta che abbiate risposto forse. Oh, ehi, avvisatemi prima, ragazzi, wow! E adesso seguitemi, tutti da questa parte. Vieni giù! Ho una cosa da dirti! Scendo subito, Pigli! Dammi soltanto un minuto!
Senti, papà! Buongiorno, amico. Posso andare fuori a giocare con Pigli? Oh, dobbiamo andare a pranzo dalla zia oggi, ricordi? Però puoi andare a giocare per un paio d'ore. Oh, grazie, papà! Aspetta un momento, porta anche questo con te. Oh, il tuo orologio! Posso portarlo sul serio? Ti sarà utile per tornare puntuale. Non tarderò di un secondo. E avrò molta cura del tuo orologio, papà, te lo prometto. Ti vuoi sbrigare, Ferdi? Per la miseria, Pigli, la vuoi smettere di lamentarti? Sono arrivato, non mi hai visto. Ma devo tornare a casa per... No! L'hai presa, l'hai schiacciata. Certo, non manca un colpo. Oh no! Beh, è andata. Senti, era solamente una mosca, Pigli. No, ti sbagli, Ferdi. Poteva essere una fata travestita da insetto. Stai cercando di farmi credere che questa poteva essere una fata? Oh no! E adesso che cosa mi succederà? Beh, a volte le fate si vendicano trasformandoci in insetti se si sentissero offese. Oh, e tu credi che questa si sia offesa? Non saprei. Andiamo a sentire cosa ne pensa Dani. Oh, d'accordo, andiamo. Allora, tu cosa ne dici, Dani? Secondo te le fate adesso mi trasformeranno in un insetto? In un insetto? Fammi pensare. È una domanda difficile. No, non lo faranno. Davvero? Per te non corro rischi? Certo che no, Ferdi. Gli insetti non sono fate. Tuo padre ti ha preso in giro, Pigli. Ah, ma certo. Lo sapevo anch'io. Non ci posso credere. Allora, perché non me l'hai detto subito? Scusa! Lascia stare! Giochiamo a nascondino! Comincio io! Facciamo finta che io sia un gorilla a caccia degli animali che si nascondono nella giungla! Cercate un nascondiglio! In gorillese ho già contato fino a 50! Forza, andiamo! Oh! Pigli non ha visto che ero qui, che fortuna! Insettaccio, sparisci, Sciò! Via, Sciò! Vattene via! Ah? Oh no! Chiedo scusa, mi dispiace, signora fata insetto. Io non parlavo sul serio. Lo sa, lei non è brutta neanche un po'. La prego, non mi trasformi in un insetto. Io li odio, gli insetti. Non sopporterei la vista di me stesso. E papà si arrabbierebbe molto se lei mi trasformasse... Ah! Papà! Il braccio della zia! Per la miseria, arriverò in ritardo! Pigli! Dani! Io devo andare! Ferdi! Ferdi! Ferdi, Ferdi, Ferdi! 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 Ehi, Ferdi! Ma dove può essersi cacciato? Non lo so. Io controllo qui dietro. Io guardo sotto le piante. Ferdi! Dove sei finito? L'orologio di Don Toro. L'avrà perso Ferdi di sicuro. Ah! Ferdi, sei tu? Ma certo, sei proprio tu. Oh! Allora, hai scoperto dov'è? Yeah.
Scusa, ma dovevo farlo? Era per salvare la vita a Ferdi. Come? Cosa stai farneticando? Ricordi, le fate l'hanno trasformato in un insetto. Questo sì che è divertente, Pigli. È lo scherzo più carino che tu e Ferdi siate mai riusciti ad architettare. Non è affatto uno scherzo, Dani. Guarda, l'ho trovato sotto questo. Ma è l'orologio di Don Toro. Un momento, Ferdi non l'avrebbe mai... Tu credi che... Impossibile? Oh, Ferdi... sei una coccinella! E adesso che cosa facciamo con lui? Fammi pensare... Ehi, Pigli, ho un libro delle fate. Vado a prenderlo, tu intanto porta a casa Ferdi e dagli da mangiare. D'accordo, ci troviamo qui fra 5 minuti. Va bene. Perfetto. Non preoccuparti, vedrai che andrà tutto a posto. Bene, Gregge. Vediamo di restare uniti e cerchiamo un posto in cui ragionare. E così la città vi ha lasciato indifferenti. Cinema, radio, lavandini non vi dicono niente. È chiaro che a voi interessa conoscere la storia. E allora osservate questo muro dietro di me. È di origine romana. Gli antichi romani erano ricchi di storia e adoravano la pietra. Costruivano di tutto con le pietre. Persino i fazzoletti! Ed è stato questo, amici miei, a causare la caduta dell'impero romano! Prima i romani invadevano, conquistavano un paese, davano una festa, si cospargevano la faccia di cipolle e poi cercavano di togliersi l'odore con un fazzoletto di pietra, clang, oh! E fu la fine! Oh! Oh. Usala senza flash, Shirley! Oh, dai, Ferdi, devi mangiare. Tu adori il formaggio. Io lo detesto. Ma tu invece ne vai pazzo. Uffa, gli insetti stanno mangiando tutte le piante del giardino. Quasi quasi lascio libere le galline. Oh, ciao, Metto, sei qui? Vedo che ti sei preparato uno spuntino. Oh, sì, infatti. È favoloso. Pigli, sei sicuro di sentirti bene? Pigli! Ecco io, scusa mamma. Sei tornato di nuovo a giocare nel fieno urticante? Sì, è così. È per quello che mi prode dappertutto. Bene, allora credo che sia meglio che tu faccia il bagno, mio caro. Il bagno! Devo fare il bagno per colpa tua. Scordati che ti nasconda ancora sotto il maglione. Pigli! Aspetta un attimo. La mamma mi ha detto che hai avuto il prurito. Ti senti meglio adesso? Questo è un unguento che ti devi spalmare. Non è granché come odore, ma... Ecco, se elimina il prurito alle mucche, con te farà miracoli. E per oggi evita di andare a giocare in mezzo al fieno, d'accordo? Devi riprendere le tue sembianze, Ferdi! E alla svelta! Che schifo, nonno! Ti sei tenuto in bocca Ferdi per tutto quel tempo! Vuoi provare a mettere anche Bugs in bocca?
Ah, no, no, grazie, no. Non ho voglia di ripetere quell'esperienza. Ora, se volete, continuo la storia. Sì! Meglio cambiare discorso. Come risolviamo questa faccenda? Non so che cosa fare con lui. Non vuole mangiare neanche il formaggio. Fermati! Torna qui! Vi assicuro una cosa. Quando il nostro migliore amico prende il volo all'improvviso, siamo pronti a correre più veloci del vento. Amico, dobbiamo farcela! Guarda! Sta atterrando! Per la miseria, lì no! Le galline! Tieni duro, Ferdi! Ti ho preso! Aio! Non ti preoccupare, Piggy, mi occupo io delle galline. Scià, scià, via, sparite, andate via. Scià, scià, via, via. Si salvi chi può. Aia, aia. Non devono prendere Ferdi. E neanche me. L'hanno preso. Le galline hanno catturato Ferdi. Oh, Piggy, e ora chi glielo dice a Don Toro? Io no. Sei stato tu a farmi cadere. Ma sono le galline di tua madre che l'hanno preso. Sì, ma tu hai detto che le tenevi lontane. Però tu avresti dovuto tenere sicuro Ferdi. Piggy, è meglio se glielo diciamo insieme. Sì, hai ragione, Dani. Andiamo a dirla a Don Toro. Buenas tardes, niños. Salve, come va? Siete venuti a cercare Ferdi? No. Sappiamo già dov'è. Ah, sì? Davvero? È finito nella pancia di una gallina! Volevamo salvarlo, dico davvero, ma l'hanno mangiato! Le galline l'hanno preso! Oh, Ferdi mangiato dalle galline! Il mio piccolo Ferdi, com'è successo? È colpa delle fate! Già, l'hanno trasformato in un insetto! L'abbiamo trovato sotto questo. Siamo davvero disperati. Per la miseria, hai trovato l'orologio! Ferdi! Sei proprio tu! L'orologio di mio padre! Oh, grazie, amici! Pensavo di averlo perso per sempre. Sono stato così in ansia a casa della zia oggi pomeriggio. Aveva fatto la torta al cioccolato e io sono riuscito a mangiarne solo due fette. Tieni, papà. Se puoi, ti chiedo di perdonarmi. Oh, tranquillo. Sono cose che succedono, figliolo. Un'altra volta starai più attento. Ma ricordati sempre di una cosa molto importante. Avvisa sempre i tuoi amici quando te ne vai via, altrimenti si preoccupano. D'ora in avanti lo farò. Grazie per aver riportato l'orologio e anche per esservi preoccupati. Siete i migliori amici che potrei mai desiderare. Wow!
Lo sai, nonno, è stata una storia fantastica. Oltretutto è durata giusto il tempo che vi occorreva per togliere le erbacce. Ehi, che cosa stai facendo, Meg? Lascia stare il nostro insetto. Perché lo stai liberando? Gli insetti devono vivere liberi. Ed inoltre, Bugsy mi sembra affamato. Sbagli, ha già mangiato. Sì, una foglia intera di lattuga. Bene, ora può continuare la buffata nell'orto del nonno. Quella è la mia lattuga! Oh, caspita che voracità! Ah, beh, forse potrebbe essere ancora Ferdi, visto l'appetito con cui mangia.